Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up. Eccoci, tifosi rosso-blu, qui Paul, Lol non è con me ovviamente, siamo qui per fare la reaction della partita Bari-Potenza che si gioca allo stadio San Nicola di Bari, uno stadio quasi pieno col settore ospiti gremito anche che se poteva essere più pieno dato che sono 1300 ma potevano essere anche 2000-2200, comunque quello che serve alla squadra è grinta e forza per questa bella partita, noi siamo carichi e ora vi dirò la formazione del Potenza. Allora, sembra un 3-4-3, in porta abbiamo Brescia che sembra aver preso il posto da titolare a Ione, poi i soliti tre, Emerson, Josa e Sales. Sulle due fasce abbiamo Silvestri a sorpresa che spodesta Sepe, poi a destra abbiamo Coccia al posto di Viteritti, i centrocampisti sono sempre loro, Dettori Ricci, l'attacco è il solito delle ultime partite, Isgro, Ferrimarini, Murano. Ci aspettiamo una bella partita a forza Potenza. Primi 6-7 minuti di gara molto vivaci, il Bari già con un tiro di Simone Simeri, l'ex della giornata, un tiro che va alto sopra la traversa, poi il Potenza ci ha riprovato subito con due cross, prima di Isgro, poi di Coccia sulla fascia, però non hanno impensierito la difesa del Bari, e poi un episodio al quarto minuto, il Bari reclamava un calcio di rigore perché Antenucci era andato in avanti su Sales, però l'arbitro ha visto che l'attaccante del Bari è caduto troppo facilmente e quindi non ha segnalato nulla. Ragazzi, 1-0 Bari, al ventesimo minuto ha segnato l'ex di giornata, come avevo detto, Simone Simeri, bel cross di Bianco, palla a saltare la difesa. Purtroppo Sales non è riuscito a marcare bene Simeri, Brezza è uscito male, a quel punto non doveva uscire oppure uscire meglio a travolgere quasi Simeri, purtroppo ha sbagliato i tempi di uscita, forse anche un po' la tensione, comunque 1-0 Bari. 2-0 del Bari, il Potenza sembra essere rimasto ancora negli spogliatoi, o almeno non sembrano essere in campo, Terrani supera Coccia con una facilità inaudita e poi tira all'angolino, cerchiamo di rifarci, forza. La riapre il Potenza con una grandissima giocata del Puma Emerson, dai 40 metri tira, nessuno se lo aspettava, compreso me, Emerson tira e la mette all'angolino, Frattali non può fare nulla, 2-1, dai ragazzi. Finito il primo tempo di questa bellissima partita Bari-Potenza sul punteggio di 2-1, un episodio al 44esimo dove Murano entra in area, Di Cesare fa un errore. Comunque Murano va in avanti, poi Di Cesare riprende la palla forse con un fallo, comunque rivedendo le immagini non sembrava nettamente rigore. L'unica cosa positiva di questa fine primo tempo è che il Potenza riesce a trovare le forze che la prima mezz'ora non aveva avuto da un episodio, quelli che servono proprio per sbloccare queste partite. Vediamo nel secondo tempo anche con i cambi giusti di fare qualcosa, forza Potenza. Tifosi rosso-blu, Paul mi ha passato la parola, sta per iniziare il secondo tempo, un cambio per il Bari. Risultato sempre 2-1, speriamo bene, forza Potenza. Fuori anche Ferri Marini e Sgro, dentro Viteritti e anche Vuletic, forza. Eccomi tifosi rosso-blu, eccomi appassionati di Serie C, è finita la partita tra Bari e Potenza, risultato di 2-1 a favore del Bari, nulla da fare, il Potenza nonostante un ottimo secondo tempo non è riuscito a trovare la via del gol, peccato, anche con un rigore negato. Alla fine, su braccio largo di Costa probabilmente, l'arbitro ha deciso di lasciare giocare e niente, però il Potenza ha avuto le sue occasioni per trovare il 2-2, diciamo contento alla fine della prestazione del Potenza, primi 30 minuti della gara buttati, quindi nel primo tempo, con appunto il Bari che è riuscito a trovare i due gol che alla fine hanno deciso la partita, niente da dire, il Potenza si dovrà subito rifare con la Paganese, quindi tutti allo stadio. Per questa reaction è tutto, forza Potenza!